Borboni. L'assedio, che si conclude il 22 maggio del 1806, è un trionfo di coraggio e fedeltà militare, guidato dall'indomito governatore Matteo Wade, di origine irlandese. Questi, magnificamente sostenuto dall'intrepido capitano civitellese Vasquez, ha il compito di respingere l'assedio. Nonostante un terribile bombardamento, i francesi compresero che non sarebbero riusciti a spugnare la fortezza, che rispondeva colpo su colpo. Decisero di prendere per fame quel pugno di eroi. Quando, credendo ormai morta la guarnigione, il reggimento La Tourne d'Auvergne si diede al saccheggio delle prime case, Wade, disceso con un pugno di prodi, li ricacciò con un sanguinoso attacco all'arma bianca, inseguendoli sin presso al loro campo e uccidendone lo stesso colonnello. Dopo una resistenza leggendaria di 2 mesi e mezzo, usciva dal forte un piccolo drappello di 30 uomini, fieri e malconci, con alla testa il comandante e la bandiera, cui veniva reso l'onore delle armi. L'ultima battaglia di questa poderosa fortezza risale alle ultime fasi della guerra d'indipendenza nel 1860. Garibaldi avanza da Marsala verso Napoli e 300 gendarmi borboni giungono da Teramo alla guarnigione di Civitella. Il 18 gennaio la guarnigione del forte viene informata tramite il generale della Rocca che Gaeta si è arresa il 13 dello stesso mese. Francesco II ha lasciato il regno, raggiungendo Roma, ed ha autorizzato alla resa la piazzaforte. Non vi è certezza della veridicità di questa capitolazione e viene richiesto un salvacondotto per recarsi a Roma e verificare quanto comunicato, ma questo non viene concesso. Giuseppe Giovine, capitano dei gendarmi, Angelo Messinelli, capo della polizia, Zopito di Bonaventura e padre Zilli capeggiano le poche milizie di gendarmi. Il rifiuto a sottomettersi ai sabaudi spinge questo gruppo ad esautorare il comandante ed a serragliarsi nel forte, respingendo ogni invito alla resa, fino al 20 marzo 1861, quando si giungerà, dopo 4 mesi, all'epilogo per l'inesorabile incalzare degli eventi. Vittorio Emanuele II dispone che Civitella venga cinta d'assedio, con la speranza che avrebbero scelto la via della resa, ed il generale Mezzacapo ne informa il comando del forte. La risposta, comunicata tramite un ragazzino su un foglietto di carta, è sprezzante. Non vi avanzate, perché sarete respinti a cannonate. Dal 16 al 20 marzo, il bombardamento spaventoso e la lunga lotta durata 4 mesi stremano i difensori e la bandiera bianca viene issata sugli spalti. Una compagnia di bersaglieri si lancia in avanti scalando le mura ed occupa la Rocca seguito dagli artiglieri. In breve, il numero degli assedianti supera quello degli assediati. Il generale Luigi Mezzacapo comunica a Cavour: la piazza di Civitella del Tronto si è arresa. Zopito di Bonaventura, padre Zilli e Messinelli sono fatti prigionieri e saranno giustiziati. Una pagina ancor più vergognosa viene scritta dal nuovo Regno d'Italia quando si ordina per ripicca la distruzione della fortezza di Civitella del Tronto, atto inutile e sciagurato. Questa verrà restituita agli antichi fasti con un grande lavoro che dura dal 1970 al 1983. Già guardando da lontano Civitella del Tronto, salta agli occhi che tutto il complesso, compreso il paese, è sorto con scopi difensivi. Le antiche mura che cingono la città sono quanto resta delle fortificazioni più antiche ed il paese si sviluppa verso l'alto, in un dedalo di vie strettissime e facili da difendere.